Salve a tutti signori, siamo qui al quarto, credo, unboxing di... Allergico ai video, non c'è niente da farmi, mi fa male farli. Dicevo, questo è il quarto unboxing di roba che però ho comprato io, cioè non di roba che mi hanno regalato, perché se dobbiamo metterci a unboxare quella, ci mettiamo un anno. Bene, cominciamo con il primo pacchetto. Questo è... Oh, questo è molto fragile, signori. Questo qua... Non contiene una sega se non i 14 euro di dogana che ho dovuto pagare. Però potete chiedere a Gearbest dei soldi indietro. A me hanno dato 10 dollari, che sono 8 euro, il che non è male. Insomma, andate lì, lamentate, loro dicono siete un cliente speciale, solo per te te la rimborso, bla 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 bla. E poi ve lo vogliono dare sul merdoso credito di Gearbest. E voi gli dite no, perché lì non sono soldi, è merdoso credito per comprare altre cinesate. Cominciamo con le cose che veramente, tipo questa qui è un salame. Allora, vabbè, a parte le condizioni pietose della scatola, penso fosse quella specie di... Allora, in teoria non capisco. Vabbè dai, abbiamo cominciato con la prima cagata. Secondi oggetti, questi qua li aspettavo da una vita. Sapete cosa sono? Vabbè, è semplicissimo, praticamente pam! Prendete i cavi che volete compattare qui, sopravvivete alla puzza di cinese, a quel punto tirate e viene una specie di membrana che tiene dentro il cavo, poi gli dà anche un po' di gioco, quindi comoda. Adesso cerco di metterne una dentro l'altra per fare un esempio. Ecco qua, ora sì che è spessa. Terzo pacchetto. È quella bellissima cover del Redmi Note 4 che avevo comprato per mio fratello, ma lui nel frattempo ha fatto ora spaccarlo, quindi... Guardate che bella copia di... dai però! Trapanello automatico! Allora, questo qua consiste appunto in questo blocco, che poi non è altro che un avvitatore, in realtà più che un trapano. Però, insomma, merda! E poi dopo lui avvita, svita... Fa tutto quel che vi serve e qui ovviamente c'è un kit di punte da utilizzare comodamente. Ma guardate com'è. Ah, quello che ho al polso è un AmbassFit Beep, molto bello, mi piace un sacco. All'inizio doveva essere l'ultimo arrivato di questo unboxing cinese 4, però poi ho detto ma che minchia me ne frega, io lo uso e basta. Questo qui ha una protuberanza. Ah già, questo qua è quel... coso elettronico per allontanare le zanzare che ho pagato tipo 50 centesimi. Non che il resto l'abbia pagato più di quello. Dio, uno scossone a 65 kg chiap. La merda delle zanzare che se lo ricordano. Sta scritto così, eh. Quality control passed. Sì, quale? Quello dei cinesi, quello finto che vi siete inventati. Qui, poi, c'è un pacchetto strano. HD è arrivato 3 mesi fa, ma che cacchio. Sono le batterie, i due set di batterie da 4 l'uno ricaricabili da 1,5 V. Vabbè, poi tornano comode anche se sono cinesi, tanto le devi mettere nei telecomandi, ma che te ne frega. Oh Gesù! So io che cos'è questa! Questa è la rivoluzione degli obiettivi. Un 25 mm F, non mi ricordo manco. Questo qui è smart, guardate quanto è piccolo! Non ho mai visto in vita mia, neanche nei micro 4 terzi, un obiettivo così piccolo. Quello con cui sto registrando a confronto è un Johnson Pali. F1.4, eh sì. Oh, vabbè, insomma, l'ho pagato 20 euro, no, 15, boh, non mi ricordo. Questo qui è l'adattatore da, appunto, questo qui, che non mi ricordo come si chiama sto attacco qua adesso, vabbè. A micro 4 terzi alla fine, che poi è quello che serve a me, quindi sì, si fa così, esatto, tac, sì vabbè, ma non, cioè non può rimanerti in mano così, però è completamente illecito. Ok, sì. Giustamente il tappino, sia mai che te lo rovini. Poi non ci rimane molto, c'è un altro minuscolo pacchettino che però comunque ha un certo peso, quindi le cose potrebbero farsi interessanti. Sapete cosa sono questi? Cazzo, ma è veramente roba che avrò ordinato 4 mesi fa. Praticamente sono delle punte da trapano che hanno un doppio uso. Praticamente sono per, quante volte ho detto praticamente, svitare le viti spanate in maniera molto rapida. Praticamente
prima c'è questa parte qua, o comunque prima si usa una delle due per fare, diciamo, la vite, rifargli la capocchia, non lo so, che cacchio. E poi usi l'altra parte per svitarla. In teoria dovrebbero funzionare, perché ho visto un video all'Eurobrico dove si vedeva che funzionava, quindi c'è da fidarsi. Ultimo. Oh. Oh. Oh, ma che cazzo? Niente, si è bloccato tutto. Si è bloccato tutto. Niente, basta. Boh, ripartiamo da un punto a caso. Non lo so, magari ti rimane in mano la terza volta che lo tiri su, non lo so. Buona signori, per questo video penso che sia tutto e ci vediamo al prossimo unboxing.